Thank you.
1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Ciao, grazie, benvenuti. Ciao Barba Bianca. Quella. Allora stasera sei dei nostri o non sei dei nostri? Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie, benvenuti a tutti. Chat, mi sentite? Fabrizio Dav 2 ha effettuato un raid. Uno Raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille e benvenuti alla live. Barba Bianca 9339 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, benvenuto a te, grazie per l'hosting. Riesci a sentire la mia voce? Prova microfono, sa. Certo, questo è il convoglio del venerdì. Puoi venire, sono nel server 1. Se hai anche virtual speditor, stasera è prevista la tratta Berlino-Oslo. Sto aspettando gli altri amici che arrivino in live. Si sente la voce?
Live on Twitch, Double Logistica One. Over, over. Brecco, brecco. Ciao Dab! Quella carissimo, buonasera! Buonasera, ti ho visto qui sullo saletto e ho detto andiamo a far compagnia al nostro amico Dab. Ah, hai fatto bene, io mi stavo preoccupando che non funzionasse il microfono. No, no, ti sentivo, se no non potevo parlare, non sentivo poco perché era a chiacchierare con quell'altro. Ah, ecco, eri in un'altra chat. Tranquillo. Ho fatto passare il lato scuro del tuo omonimo. Ah! Gli ho regalato ATS. Ottimo! Ora dovrà anche lui cimentarsi. Ora non ti sento più. Mi senti ora? Ora sì. Dicevo, allora adesso si dovrà cimentare nelle avventure del camionista americano. Sì, infatti ora... No, ora gli ho detto di disinstallare e ristallare MP, perché sennò non può fare multiplayer. Sì, è preferibile disinstallarlo più che altro per fargli fare il passaggio diretto. Ma per forza lo devi fare, perché sennò quando apri MP non ti appare launch ATS. Ah sì, giusto, perché quello purtroppo non ti permette di fare, diciamo così, esatto, l'upgrade direttamente dalla funzione. Devi per forza disinstallare, dai la spunta su ATS e installarlo. Però per quello che fa sta funzione, voglio dire, è veramente gagliarda. Hai visto il nuovo paint job che ho su ETS qua? Il paint job Iberia. Ah, mi pare che tu c'eri quando feci la live. Aspetta, zoom un attimo sulla fianca, vuoi dire che è un cane? Dovrebbe essere un ghepardo, credo. No, mi pare più una lince, lo sai? Questa è una lince. La lince e la lancia. Ciao. Sim. 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 Dab. Sì. Prova a rispondere perché io non ho capito. Nemmeno io sono riuscito a capire. Simulation 1, Simulation 2. Simulation 1. Ah. Uno se non ci sono problemi, se no si va sul 2. Per ora io sono su 1, quindi stiamo su 1, poi eventualmente poi ci spostiamo. Buonasera a tutti! Buonasera. Barboni, buonasera, Barboni! Uè, buonasera comandante di reggimento. Sera Paolo, sera Fabrizio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, io mi sto preparando, tra 2 minuti credo di riuscire a poter stare dentro al tutto. Ma sì. Chietra. Oh, ciao Black. Ciao. Ciao Black. Chi è Black? Black. L'altra volta. Ah. Ormai siamo diventati amici per la pelle. Non è che fa delle cose zozze, no? No, no, tanto ce l'ha già abitato la tablet. Dentro diversamente Edelon. Sì, Bellino, dove? Oslo, Bellino Oslo. Questo ho capito, ma partita. Ah, boh, aspetta, allora aspetta un attimo che ti avevo segnato. Io non ti allora. Oh, io ragazzi torno subito. Ok. Ma come che sento una merda stasera? Boh, io sento stasera merda. Ma battana. A dopo. Allora, azienda di Berlino e l'Euro Acres. Sì. Quello è Oslo. A quello quando a Oslo l'azienda è lì. Allora ragazzi, lascio partire pure la live, Ok, tanti, io già sono partito. Bravo. Carico sono rivolto. Alla perfetto. Buonasera a tutti, siamo in live. Claudio, buonasera, buonasera. Claudio, aspetta.
Claudio. Cazzo vuoi, Giovanni? Mutati un attimo perché sennò non riesco a chiacchierare con lui, dimmi il carico. C'è la voce troppo potente. Aspetta, aspetta, fammi entrare. Giovanni, fammi entrare. Un attimo che poi faccio il salto da mi dite dove devo venire e preparo il tutto. Aspetta un secondo. Sto entrando adesso, adesso dentro il gioco. Allora entro anch'io. Ecco. Buonasera. Buonasera, presidente. È il presidente. Ah, ciao Marcolino. Hello my friend. È quel tipo lì, Marco. Quel tipo strano, stravagante. Cazzo, ci ho attaccato il piastro. Che azienda, raga? Scusatemi. Euroacres la partenza. L'arrivo, aspetta un attimo. È l'ICA. Si usa il rimorchio personale. No, automobili. Si guardava in realtà è Volvo Cars. No, in realtà non è macchine, che cazzo è? No, a me Volvo Cars mi ha dato liquidi per macchine in realtà. Sì, è quello che ti dà la il rimorchio già carico. Mi ha dato un sì, mi ha dato un rimorchio telonato però a me. Ho sbagliato qualcosa. Non mi sa che ho sbagliato qualcosa allora. Aspetta un attimo, provo a rifarlo. Datemi 5 minuti. Mi sono preparato io. Ben arrivato Marco. Raga, in che server siete? Scusa, Dab. Dimmi, ciao. Gamecaster, se metto automatico, quindi seleziona lui le cose migliori, dici? Sì, la risoluzione conviene, migliore. Marco, raga, io entro nei due, ve lo dico, nel server. Che se non sei uno smanettone, Marco, se non sei uno smanettone. Più o meno ho capito però per esempio sono da quelle più efficienti, però io ti consiglio Marco, considera una cosa, allora il bitrate te lo spara subito a 5000 se non mi ricordo male. Sì, io l'ho messo, tu fa una cosa, no, 2005 è pochissimo Marco, perché comunque adesso c'è la connessione buona. Fa una cosa, tu mettila a 4000 e dimmi come te trovi a 4.5, se non mi ricordo male è il massimo. Ho messo automatico, è meglio perché per non smanettarci guarda, troppo. Guarda, adesso Claudio lo lascio automatico. Poi magari Marco, che hai detto? Che hai detto, Marco? Ho detto che adesso lo lascio in automatico. Poi prova, però ho paura che trovi. E vedo qual è la cosa migliore. Marco, a me me l'aveva messo a 5000, io l'ho. E per un po' più di comodità l'ho messa a 4000. Allora raga, io vi consiglio di non scendere al di sotto dei 4500, perché è stabile. No, il 4000 va bene. Vabbè, per te, però per Marco 4500 vanno bene, perché il picco massimo sarà 5000 kilobit. Considera pure che devi anche utilizzare Discord, quindi è meglio non aumentare troppo la risoluzione, perché altrimenti rischi di laggare. Io ho fatto così pure io, ce l'ho a 4500 e non mi dà problemi. Berlino, in Germania, quasi verso la Polonia. Aspetta Marco, andiamo sul server mio, perché non altrimenti ci accavalliamo con le comunicazioni loro. Che hai detto Fabri? No, diceva Marco. Dicevo, andiamo sul canale Simulation 2 perché l'1 è strapieno. Esatto, io sono già nel 2 perché ho visto tutto pieno. Berlino, do cazzo sta che non mi ricordo. Vicino alla Polonia. Germania vicino alla Polonia. La maestra è morta in prima elementare, Sì, hai problemi, è morta la mia maestra. Qual è il problema? Era una vecchia bacucca e è morta. È rincoglionita proprio. Ma fallo pure poi Berlino. Vabbè, tanto magari parliamo domani di solito. Ok. Allora. Ciao Gire, buonasera, benvenuto alla live, grazie per essere passato, buonasera a te. Com'è andata la tua live? E che cazzo vuoi? Ma sono ti...
so su che server sto perché non morivo. E tu guardi sul tab. Ah, sto sul 2, sto sul 2. Vabbè ragazzi, io mi sto a mettere a un angolo, vado in un posto da riposo in modo che questi non mi cagano il cazzo perché ne sono tanti. Mamma mia, Berlino è piena strapiena, raga. Voi già avete già avete fatto il carico? Voi io già ho tutto pronto qua. Adesso, lo faccio adesso, mo lo faccio adesso. Ok, allora server 2 avete detto. Sì, ok. E comunque ci vediamo tutti là ad Alleruac. Ok. Io ho rifatto il viaggio perché non avevo sbagliato a fare il viaggio. No, sub di lusso c'è il carico. Allora, però è un terrenato. Allora, dal bagaglio andiamo sul vircolo. Fai Volvo car e vedi quello che ti dà. Perché almeno io c'ho la bisaccia qua. Allora, vado a così la bisaccia. Perché sennò qui è il rimorchio normale. Non so che dirti. Il rimorchio quello lì standard per le auto, quello là di metallo, non il telonato. Mi dà solo questo. Allora prendi quel set da quello, almeno per me non ci sono problemi. Oh. Scusate. Allora. No, figlio questo, dico io. L'ho detto io, infatti. Ho scelto io. Marco già sta basso. Ma chi è questo che sta 100 Dio buono? Paolo. Voglio forza. Ecco perché. Ancora devo partire. Ma porca puttana, Claudio, avevi ragione. De che? Ci sono 37 persone qua dentro. Grazie a sto cazzo, l'ho appena detto che ci stavo dentro, scusa. L'avete detto? Allora, ragazzi, un attimo che sto per creare il viaggio pure io. Allora, carico. Versione. Ecco. Andiamo. Mi stai carico anche me che non ho capito cosa mi va a fare. Allora, usa il tuo rimorchio. Quella aziendale. Va bene. No, quella aziendale. Va bene, penso va bene. Allora, Berlino, azienda? Ok, poi dove si va? Abbiamo detto? Oslo? Allora, dov'è fammi vedere se il viaggio è stato creato. Abbiamo detto Berlino. Guarda qua, va. Bello, già preso. Allora, regà. Già preso dietro. No, amore.
o famo prima la foto, ditemi un po'. No, no, beh, no, la foto facciamola dopo, raga, perché piano piano c'è, ma come cazzo? No, va di vediamo di rimette a lavoro. Io non ho la ICA. Ah, adesso deve averla per fare, prova a ricaricare, ma il locale. Ricarica. Ricarica il Noah, fai a 8. Fino a che Berlino. Claudio, se c'è poca gente all'Euroacre si potrebbe anche fare lì la mo vediamo un attimo Giovanni, mo vado a vedere. Io ci sto andando tutto perché tanto l'ho fatto. Sì. Scusa che siamo tutti qui perché io vedo tante luci aperte. Ma chi è che c'ha? Perché si sente il volume mio doppio, raga? Qualche live aperta, mi sa. Ma io il volume ce l'ho basso quello della live. Qualcun altro forse. Ma perché c'è ancora? Io devo ancora aprirla. Ciao Manuel, buonasera. Buonasera Manuel. Ma dove sta la scuola? La live di Fabrizio. Voltare a destra. Ma non viene. Manu gioca. Manu, ci raggiungi? Berlino Oslo. È la tratta. Ma prendi il carico. Non so più. No, perché mi è dentro il tuo. Non lo so. A me non mi ha preso le macchine, mi ha preso quello lì. Vabbè, io sono finito. Ah sì, le macchine di lusso le mettono nei teloni, le portano ingabbiate, non le mettono. Volvo Car. Sì. Volvo Car mi ha dato questo. È un virtual di Grazie.
io pure voglio la live, però non capisco perché si sente la voce mia. Ma hai le altoparlanti o le cuffie? Le cuffie. Ah, non provo a spegnere l'altoparlante, ma io ho la scheda audio dell'esterna. No vabbè, ma se c'hai le cuffie teoricamente dovrebbe staccare. Certo, sì, perché io le cuffie ce le ho collegate sulla scheda audio appunto. L'audio. Poi Fabrizio, aspetta un attimo. I ciucciariel. Stavo vedendo che potevo essere io che stavo. Eh sì, che certo che sei io da poco. Che sto al server 2. No, io sto offline. Allora, io dato che voglio anche fare il culo, stasera voglio cercare di. Fabrizio, l'hai accesa la live? Se no perché ti ha messo? Cazzo, manco c'ho un guanto io. No! Tu sei riempito pure il server 2. Porca madonna. Ma io avevo detto prima che eravamo pieni. Siamo un mare proprio. Allora per starto, lo ciuccio mongoloide si è infilato in mezzo a sto coso, ma chi è? Guarda che è uno sul duro che sta a camminare, va. Ma chi è? È uno con cazzo di camion che non so chi è. Guarda queste cazzo, vedete? Visto il nome che si è messo? Telegram. Gatto picchio. Ecco perché io parlavo e nessuno mi ascoltava. Avevo silenziato il microfono. Ah. Ai ai ai. Belli, io sto a Berlino, addossate. Oh Dab, comunque. Oh Tony. Ciao. Tony, sta Mauro Agri. Dai, che Adonì non sbrighi, che andiamo di fretta. Ah, io arrivo. Se devo fare pure il carico, ce l'hai il carico. Ma io vengo pure col seme rimorso vuoto, basta che tu in compagnia. Pure lui è dentro il record anulare, eh? Sicuramente. Tab, ti stavo dicendo, mi si alza ancora il ping, no? Perché sembra una zona affollata, perché sto andando in wifi. Probabilmente perché sei in wifi. Devi provare a vedere se riesci a collegare via cavo. E vedere pure se hai modo di collegare il PC, sali dove sta il router. E vedi a cavo come ti va. Perché se con il cavo ti va bene, allora puoi fare una cosa. Se la rete elettrica del piano dove c'è il router è la stessa dell'appartamento dove stai tu, compri power line e li colleghi tramite la rete elettrica con il cavo. In effetti viene codificato e decodificato il segnale a internet attraverso queste due scatolotti, di cui poi ti ho mandato anche la foto qualche giorno fa. Stavo cercando di
Marco, mi senti? Sì. Allora io mi metto in coda. Io ti volevo proporre di fare una cosa. Quando usciamo dalla città, non conviene mettersi subito a correre a 90 km/h. Ci mettiamo tipo a 70-80. Una volta che l'ultimo, nel caso questo qua, io mi sono messo sull'autostrada, iniziamo gradualmente tutti quanti ad aumentare la velocità, in modo tale che così l'ultimo che esce, diciamo, non si trova completamente indietro. Quindi uno si può mettere pure 80 e va dritto, e noi che ci mettiamo cerchiamo di andare un po' più veloce, 10 km/h in più. Poi una volta che siamo, ci vediamo sul radar, poi normalmente tutti quanti a 90 e procediamo. Mi fai mettere a me in coda, se non è un problema. Ti sento basso, aspetta. Infatti noi prima di metterci a 90 km/h dobbiamo essere tutti sull'autostrada e poi gradualmente aumentiamo la velocità. Non è che io arrivo in autostrada e mi metto a 90, capito? In modo tale che ci accodiamo tutti quanti e poi dopo chi ha in mezzo meno potente, insomma, ha più tempo per... Però quando ci mettiamo e usciamo dalla città, almeno quello, una volta che ci siamo combattati, no, poi dopo il capo scorta decide la velocità. Decide lui. Però dico, almeno vabbè, uscendo dalla città. Prima di uscire dobbiamo andare per forza di meno. No, raga. Comunque tenetemi la distanza, che se laggo ancora stacco la live, poi provo a mettere il cavo. Chi è che? Giovanni? Ti metti dietro Marco, che se lui stacca la live e non rientra, ci metti te? No, se stacco la live, non il gioco. Ah, ok. Vabbè. Se dovessi avere problemi che cracci, almeno c'è qualcuno che ti dice. Sì. Poi e domani vedi. Giovanni è il io credo. Ma tu o Marco? Eravamo insieme. Sì, ma quando un'altra mattina avevo ancora la DSL. Comunque vuoi o non vuoi, la DSL è sempre più stabile rispetto al 4G. Certo. Guarda, poi quello che è. Certo. Oh, ma dove vedi? Auroacres! Berlino! Ma che modo è questo? Sì, fatto messo in più. Che sono? 4G? Sì, quello che è 4G non capito, ma tu hai visto, c'è tante volte tra le impostazioni di questo modem, c'è il modo per poterlo collegare al modem di casa? Il mio è già collegato al modem di casa, solo che devo portarlo a LAN, perché l'ho dovuto mettere a un punto dove non è vicino. Allora io dove avevo la DSL. Quello che ti voglio far capire, le due linee si sono unite tra loro? Ognuna sono ognuna per sé. Io sapevo che c'era un modo tramite dei modem particolari 4G di poter collegare il modem, quello di casa, a questo modem 4G. Così facendo, tramite delle impostazioni dei modem, la linea arriva alla velocità superiore, cioè si uniscono le due linee e diventano una linea sola. Sì, ho capito.
io l'ho visto qua, se poi ti posso mandare pure un video, se lo trovo, ma l'ho visto qua, è possibile che la linea, da, non ricordo quanto gli andava, a un certo punto si è ritrovata 280 euro. Mi sa che fra un po' esco ancora. No, è il ping che sta facendo. No, ma che sta facendo? Sta a 140 però. No, sta 9, ah, 145, sì. No, 142. 145 è quello dei dub, sì. Quel barba. No, 45, no, no, la già. 45. Ragazzi, sono le 10:15. Ci avviamo? Chi c'è, chi non c'è? No. C'è da tutto. No, io sono okay. Parto? Sì, vai. Oi. Uè, Tony. Io sono arrivato all'Eurohack, non c'è nessuno. Ma come? Stiamo tutti qua. Siamo server 2. Esatto. No, server 1. No, siamo server 2. Previsto, stava scritto server 1. Abbiamo dovuto cambiare per sicurezza, perché era troppa gente. Sì, infatti da settimana prossima devo impostare direttamente il 2. Dimmi un po' una cosa, io oggi su sto camion ho fatto cose che non, di solito non faccio. Posto. Ho messo le luci sulla barra sotto. Aspetta, non riesco a entrare questo. C'è le luci sulla barra sopra, no? Sotto. Ah beh, sono cata riprendenti. Ah, non so luci perché. No, sono cata riprendenti. No, mi veniva uno addosso. Quanto ho fatto io, ho fatto il replay, bravo. Mi ha dato la capocciata. Io ho fatto il replay, anche se brutto l'accuso. Ma appena arrivato Nino partivo. Dai, è una capocciata sul set nasale. Cominciate a preparare Marco, poi Giovanni, poi quelli di. Ma siamo in fila, e quelli di. Poi ci sono poi quelli di Team Legend Italia, e poi io e poi gli altri. Questo abbiamo davanti a Dub Logistica, cioè. Sì, sì. Dovresti stare dietro a me. Voi ci vedete tutti i rimorchietti uguali? Più o meno. In teoria sì. Ma le cose che fanno sbagliare sono da fare. Oh, ho trovato una cosa per passare, dai. Ho trovato tutti. Prima sono arrivato qua, server 1, non so, tutti quanto cazzo venivano. Mi hanno suonato, stavano 10 volte. Certo, oddio, scusate. Ma tu che vieni senza carico? Dov'era la mia? Andiamo ad Oslo, non c'hai virtual? No, chi ha avuto tempo di scaricare? Ok. Trova qualcosa per verso. Vabbè, dai, al limite me la faccio a vuoto, basta essere contento. Va bene. Dove è andato? Allora. A un certo punto giocare là. Ma che cazzo? Dab, dimmi. Dove lo mettiamo uno senza carico? Mettiamola a centro a sto punto. Ok, allora tu dopo quelli dopo la Team Legend Italia ci metti, poi ci vado io. Capito, Tony? No. Ragazzi, comunque una faccia che vai dietro quelli del Team Legend Italia. Mac Manu anche se tu te la giochi. Sì, poi arriva. Ha detto speriamo che c'ho la stanza libera. Ah, Manu. Il cugino di casa sì, cugino ha detto, ha sentito a disposizione? Allora va Marco, Barba Bianca, poi voi, poi c'è Tonino, poi ci siamo io, Claudio e WG. Scusate, ma Gastone che si no, diciamo che lui non gli piace giocare. Non gli piace il senza promo. Ma che sono questi francesi che fanno fuori? Sono quelli che devono fare convoglio con lui. Ma era vero, perché sono stati senza sempre?
E tu cazzo stavano a parlare? Io baracchino. Baracchino perché c'era scritto canale 5. Buonasera. Pulizai. Tutti sono tedeschi, non sono francesi. Guten Abend. Siamo a Berlino, che cazzo vuoi? Marco, se vuoi parti, Vado. Qui devono parlare, Giovanni dietro. Dov'è il super mega presidente? Non lo vedo. Ah, ti fischiano le orecchie quando dico super mega presidente. Village of Italia, andate voi. Dopo di loro. Dopo di loro va Tonino. Mangiamo bene. E ora hai fatto già i danni. Pacetto. Ragazzi, non fate i danni. Tonino. Che poi che deve pagare Claudio? Vai Tony. La vita mia va sotto al treno, vediamo che dobbiamo fare. Io vado piano finché non siamo tutti pronti. Grazie. Fabio dopo di me. Dove cazzo stai te che fai quello io? A partita adesso. Ah, ok. Oh, Dabba, dove cazzo vai? Ti è partito prima di me e Fabrizio. È possibile che vai passa passa non c'era un carico per il mio rimorchio, è incredibile. Vai, no, passa a dai omonimo, fammi vedere un po' questi 750 cavalli qua. No, 730. Ah, 730, 680, pensa te. Vai ok, okay. Abbiamo il francese che si è messo in mezzo, però va bene. Ha preso un viaggetto. No, ma lui era già iscritto nel post. Credo che sia uno di quelli che si era iscritto su Trackbook. No, ma io sul Trackbook ho visto. Noi giocatore, sì, che si è iscritto solo il francese. Ma io su Trackbook avevo visto uno della Roma. Vabbè, ma c'è anche lui. Penso che la maggior parte siamo nel sud, quindi bada. Quindi la trinendo. Sono che cazzo fa questo? Dai, raga, mochiata stavolta gli adamo noi, sì. Raga, per raga, veramente. Che è successo? Come mi sentite? Oh, Gabri! Non mi entrava la marcia. Ma mi sentite in basso? Un pochettino basso. Bassissimo. Prova ad avvicinare il microfono alla bocca se ti riesce, se non puoi alzare il volume. Abbiamo il semaforo rotto. Rallentate in testa. Diteglielo al francese, diciamo che se si comporta male la bocca la gamba. Rallentare. Oh raga, ci siete? Vai Marco, dici. Ci siete? Io sono andando pianissimo. In movimento. Ci sono i semafori, che va via. Avevo il rosso. Sì, tanto stiamo pianissimo. Minchia, tutti rossi. Rallentare, io ho preso il rosso in questo momento. Ragazzi, Fabrizio sta via per semaforo. Ah, basta. Guarda questo. Ma chi? Guarda questo. Che cazzo? Mi rosso. Uno col coso giallo. Sì. Segnala, vai, segnala tu. Reporta. Oh, ragazzi, Dabba Logistica stava al semaforo, andate piano. Rallentate. Basta che ascolti. Ragazzi, io sto andando a 30. Bravo. Ragazzi, posso darvi un... Ragazzi, vi do un consiglio. Finché non usciamo dalla città, se possiamo evitare di fare chiacchiere proprio perché becchiamo i semafori. Poi magari dopo sull'autostrada, insomma, possiamo anche dilungarci. So che potrei risultare pesante, però almeno diciamo ci agevoliamo le comunicazioni in fase di uscita della città.
Fabri, te stai ancora al semaforo? No, no, solo dire di voi. Ok. Facciamo 50 in testa e 70 in coda finché non arriva DAP. Prendo. Oh, sono quasi arrivato. Sì, sì. Ok, allora tutti a 70. Ragazzi, io sto andando talmente piano che i miei cavalli si stanno... Ok, vai a 70. Dà un'occhiata dietro. Soprattutto, vabbè, da Giovanni l'occhiata dietro. E tutti a 70. Va che convoglione dall'altra parte. Comunque, ragazzi, ma... No, dai, porco dici, raga, ma non ci può rallentarti più di porta. Ok, che mi ha inculato? Io ho inculato a Fabrizio, e Fabrizio l'ha inculato a te. Trenino! Che cazzo, io sto pure in appiano, porca paura. Devo fermarmi? No, no, poi... Ragazzi, devo fermarmi. No, 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 ci siamo. Raga, quando si devo sistemare un attimo i freni, perché magari questo DAP non frena un cazzo. Vi posso chiedere una cosa, da quando c'è stato l'aggiornamento 1.40, voi avete notato che per chi gioca con Logitech la frenata è diventata un po' più... Più lunga, dici? Ah, è vero? Non ci ho fatto caso, anche perché io utilizzo anche il freno del rimorchio, quindi il freno della motrice lo utilizzo poche volte. Io sono 80 fissi, eh. Ok. Ok. Convoglio 80. 80. Ricordatevi al primo benzinaio. Ricevuto. Messo danno per non prenda un cazzo, per quello perché. C'è il DAF. Bianco, mi vedi, mi vedi fluido, Giovanni? Mi vedi andare fluido? Ora sì, ma come il Bardal. Bravo Pacific. Stai a 94 adesso, Marco, dai, non è neanche accio. Sto ricalcolando il percorso. Sto entrando dal benzinaio, così fai il rifornimento. No, non devo fare il rifornimento, devo sistemare. Deve sistemare i freni. Vabbè, entriamo tutti, tutti allora? Sì, fermiamoci Tutti. Ok. Al volo me devo ricordare come si sistemano i freni, perché sto DAP fa pietà, porca troia. Io vado fuori. DAP può ridere? No, perché io poi lo so come mi devo ricompattacolare. Vabbè, ma partivamo già tutti quanti compattati, quello. Effettivamente. Ah no, ho capito, tranquillo. Era per un far casino là dentro. Ah, quando vi fermate ditemelo, che mi fermo pure io. Siamo fermi al benzinaio. Siamo fermi al benzinaio per te. Ho visto che camminavate. Allora, raga, come si fanno i freni, che non mi ricordo più, devo sistemare in attimo perché fanno bene appena proprio. Impostazioni. Impostazioni. Controlli metà. Bravo, controlli, sì. Allora, vediamo un attimo. Freno un cazzo sto cambio. Ma quindi tu sei quello di un arancione, Ragazzi, ragazzi, dovete uscire da benzinaio che non c'è spazio. Io che avevo detto fatto un po'. Non c'è spazio più strada, nessuno può passarci di fianco. Ma ragazzi, non c'è quello di freni, Non passa. Allora. Poi tanto Team Legend, mettetevi sulla coppia di emergenza fuori dal corpo. Allora raga, ecco, ho trovato intensità frenata. Intensità frenata, per farlo frena bene, dove va? Verso destra. Verso destra. Quasi fatto, faccio il fix e ho portato una trampata per succedere. Abbiamo fatto, guarda che è partito da davanti, è stata una catena. Ok, perfetto, quando volete sto pronto. Mamma mia, questo è un... È stato per paura di lag. Raga, ma com'è il tempo da voi? Qua sta piovendo. No, dico... Nel gioco. Dico anche nel gioco. No, io sono su.
Bene a te, mannaggia. Vai Marco, Giovanni. Giovanni, Team Legend Italia. Tonino. Ragazzi, una bella una bella strombazzata per Tonino, dai. Sto partito a manetta. Che cazzo è? Sto pure vuoto. Attenzione. Ma che camion hai, Tonino? Attenzione, sorpasso. Chi è che sorpasso? Attenzione che c'è uno che sorpassa. L'ho visto. No, no. 80 in testa. Oh, dai, Cristo. Raga, okay. Frenate. Sono impreso in pieno. Abbiamo cominciato un altro convoglio con i fiocchi. O con la pioggia. Non devo scappare. Noi ci siamo, Patrizio, la balottistica. Tutto a posto, io sono qua. Per cornuto le scienze di dire. Non lo so. Forse starà giocando. Starà giocando a qualche altro gioco, forse, boh. Dice, no, cioè, lui dice che il venerdì non riesce. Leone, papà, 5 minuti arrivo, te lo prometto. Sai, il nome del figlio come quello della Ferragni. Capito. Mio figlio si chiama come mio padre, vaffanculo pure a Fedez. Mi vado bene, bravo, bravo Torino. Mio padre, no, come quel proprio di finale. Scusate, la rima non sono, però. Anche perché quello che esorti, se noi siamo persone comuniste. Mio figlio è metallaro ed è un poveraccio. Comunque, ragazzi, con me. Ma che zona abiti? Io sono Lumiera, quindi. Che quartiere abiti? Io, no, io sono. Ah, però c'hai un accento romano. Beh, oddio, sì, qua è più. Allora, nell'interno del Molise è molto tipo le zone d'Anagni, queste zone qui con le. Ah, beh, ho capito, lì, ho capito. Tipo, cioè lì l'accento è molto più romano, quindi tende a. Beh, Anagni sì. Pensa che comunque Abruzzo e Molise prima erano tutti, quindi ci divide alla prima tappa, perché le tradizioni e le cose sono le stesse. E quindi l'accento è un pochettino più. Qui ho un mix tra il napoletano e il romano, cioè no, no, invece tu vai, tu hai preso l'accento giusto, hai preso quello romano. Ma che non c'ho niente contro i napoletani, ma quello romano è bene. Ma guarda che con te. Posso io ti voglio bene, lo sai. Allora vi posso dire qual è la canzone più famosa al mondo, che bastano 5 note. Solo è mio, però va bene. È perciò. Parlo dei dialetti. Faccio per campanilismo. No? Ho detto poi perché. Che non ho niente contro. No, ma figurati, ci mancherì. Considera pure che c'è sta pure Roma Capoccia. Vabbè, ma Roma Capoccia mica la conoscono, mica la intoni 5 note e te la riconoscono. Dai, posso dirti anche Funiculi Funicolà. Dai, provaci. Ragazzo mio, please. Conoscono gelato al cioccolato in tutto il mondo, conoscono. Vedi pure lui. Ma io sono napoletano detto. Bravo, sei un figlio di partenope, come si dice in gergo. Io so, vabbè, ma c'ho mamma che è rumena. Tu sei romano, ma c'hai origini rumene, origini molto profonde. Colei che mi ha fatto nascere era rumeno. Vabbè, fondamentalmente i rumeni sono fratelli nostri. Sì. No, ma no, guardiamo proprio la storia. Lascia aperto, no, Tonino,
ma che oh? Oh, l'impero romano, perché si chiama Romania? Ma che cazzo? No, no, lascia bene. Perché sta la banda dell'impero romano. Roma, noi rumeni, per favore, dai. Vabbè, dai. Rumeno perché ruba uno un porco. Mamma mia, ragazzi. Ha rubato più soldi. Ma perché io sono avanti da solo? Più soldi lui alla SGS che sto col Dio, sa. Sì, ho cominciato a rubagliare pure su American Truck. Adesso facciamo 90, che dite? 80 in testa, 85. Io veramente a 80 vi ho persi, siete rimasti indietro. Apposta. Apposta, rimaniamo. Finché non ci combattiamo rimaniamo a 80. Poi decide Marco. Dai, io anche perché i cavalli qui sono tappa mio. Si stanno a raffreddare, Ma se poi basta. Rallentare. Marco è stato buttato fuori. Confermo. Vai avanti tu. Sì, sì. E Marco? Lo aspettiamo. Ragazzi, mi raggiungi. Che dice Madomino. Oh. Ma che ha ucciso Marco? Ho visto. No, niente, ma perché pure il Duff monta 750 no. Il mio sì, quello degli altri no, il mio sì. Ha rubato pure lui. Ragazzi, pensiamo a quello che è crashato. In barco. Sì. Infatti io ho detto a Giovanni. Giovanni. Fermo, dimmi. Abbiamo un infarto, ci vediamo all'infarto, dai. L'ha smontato un polvo e ha messo tutto andato. poi il rumeno sono io, A Brabus, ma chi ha fatto piani per togliergli quel motore dal posto? Ma fatteli cazzi tua, ma non ho capito io. Fabri, tu hai rotto il cazzo. E non frena. Non frena. Avete fatto il palo. Porco Gigi. Marco, a che punto sei? Ragazzi, avanzate. Siamo in curva qua, poi appena troviamo il rettilineo ci accostiamo. Siamo sulla rampa, Perché qua c'ho anche gente dietro. Io sto passando con la rampa. Io direi di appena trovo uno spiazzo tipo un benzinaio, poi si rifiuta. Ciao, siamo a Paro Rosso. Io sono passato. Rosso, vado qui. Vabbè, tanto sto andando piano. Vabbè, guarda, appunto, allora dobbiamo imbarcare? No, non lo so. È traghetto. Non lo so. Guarda che ti sei messo nella corsia di destra e ti rimetti su quella di sinistra. Mamma mia, Fabrizio, hai fatto il pelo e contropelo a quei due pali. Non lo so, l'ho fatto apposta. Sì, uno di quelli si è girato, uno di quei paletti. Salutate un amico qua, oh. Chi è? Che ne so. Un saluto con questa mano. Salute. Ma chi? Verso Correno. Colombia Rec. Si chiama Colombia Rec. Colombia Rec. Ma qua ci fermiamo qui, aspettiamo per forza. E che io che stavo a dire qua? Parcheggiati. Come sono a sto tappo? Ma tanto tra un po' dovrebbe diventare non così. Sì, all'interno del porto. All'interno è non collision. Sempre con il man, non so perché, ma mi sto trovando una favola. La settimana stai con il man. Sono due settimane. Però la prossima. Due settimane. Ah. Buona settimana. Prima di imbarcarci aspettiamo che arriva Marco. Aspettiamo Marco. Comunque penso che settimana prossima si voterà un altro altri tre camion. E
vediamo quando è che metti il magnum, eh? Il magnum l'ho già messo. Rimetti. Devo prima andare ad esaurimento e poi posso fare il bis. Però sempre sotto votazione. Io sono innamorato proprio del Volvo, cioè per me è Volvo. Io pure, solo Volvo. Grosso cazzo, voi. A voi vi piacciono solo quelli potenti. Bravo, l'hai detto bene. Sì. A me piace bene. Mica come tutti, noi che andiamo. Sono tutti incapaci che cambiano già. Il convoglio col 48 special, ma. Bravo. Nessuno mai si è fatto. Col motore montato da 600 cavalli per le salite. Facevamo il culo a tutti i siciliani napoletani. Marco, nessuno mai si è fatto il. Ha trasportato il trasformatore con il DAF il 106. Comunque io ho fatto un'impresa all'epoca. Sì. Io ho portato con. C'era una moto che si chiamava Mega Trafo. Ah. Non so se la conoscete. Era quel convoglio gigantesco. Io sono riuscito a fare con un DAF. Sono riuscito a fare 2100 km. Però ho fatto 50 tagli per. Oh, ragazzi, prendiamo il traghetto. Ok. Sempre lo stesso. Sempre gli stessi, eh? Sì, solo che in mezzo. Questo giro. Sei venuto, Marco? In mezzo a tutta sta gente. Sì, però... sì, non vedo il traghetto. Trelle morte. Ok, guardi, vado. Aspettate, aspettate. Marco, sempre, allora, è sempre dove... Marco, Giovanni e dietro. Scusate, quale scegliamo? Trelleborg, no? Trelleborg, ok. Apri. Sì, perché con. Vabbè, che c'entra. Vabbè, la seconda. Prizio Dab? Sì. La seconda, allora? Dicevo, sì, prendi la seconda. Seconda. L'hai preso già? Sì. No, sì. Lo riporterò come extra comunque. Ottimo piano, io mi ci sono trovato bene. Idem. Nonostante i pochi cavalli, dedica la verità, però. Vabbè. Ottimo freno. Mettici succi. Ok, Trelleborg allora? Io ne approfitto per andare a giro. Ok. Subito, eh. Sì, sì. Dall'altra parte però ripetiamo il testo a sequenza. Ricevuto. Sì, raga, ma io non ho capito dove si entra nel traghetto. C'è sta il coso verde. Non c'è un traghetto, c'è stato il. C'è soltanto c'è il coso che... Sì. Ecco perché non lo vedevo. Vai, Gabriele. Aspetta che devo tornare indietro. Va a passare. Che devo fare, raga? Fermo. Ma vai, vai. Tu devi essere seconda, danna. No, sì. Ma raga, lì c'è di compattamo, dai, è uguale. Infatti sono primo io, come manca Marco che non so dove è andato. Apposta, devi aspettare Marco. Sono avanti a te, pure io che sono andato in officina. Allora, dove si va, ragazzi? Avete detto Trelleborg? Trelleborg. Trelleborg. Il secondo. È strato, vaffanda. Ok. Buonanotte. Io sono andato a 20 anni, Quando mi vedete, superate. Scusate, ma Gedser o Trelleborg? Trelleborg. Trelleborg. Il secondo. Mi fermo, ma perché? Perché non quell'altro? Perché ti fece prendere due volte il traghetto. Dove state? Io sono fermo. Aspettiamo le prossime benzinaie. Aspettiamo le prossime benzinaie. Andiamo a benzinaie. Non so, tipo, se sono diventato un attimo con mia moglie. Aspettiamo il primo benzinaio allora, raga. Vabbè. Ma chi ti aspetti? A te. Devi passare davanti a me. Ah, no, io sto dietro a Renegade adesso. Però tu devi passare avanti. Devi passare avanti a me, Marco, e Fabrizio pure. Sì, sto arrivando, sto arrivando. Sto scendo adesso dal porto. Ok, tu quando mi vedi superami. Sì, sì. Io sto dietro alla Team Legend. Sono in coda. Vai, passa avanti, passa. Rieccolo. Mamma mia. Secondo me
il francese. Che mi sei rimasto comunque davanti. Secondo me è il problema, ragazzi, che devo metterlo in pazza e trambala che pesa due dati, raga, mamma mia. Ma dove sta sto? Ragazzi, io ve voglio tu solo una cosa, no? Voi siete, cioè, ma vi piace tanto mettere quello di dietro a me? Stare a vero. Ma dove sta sto cavolo di... Ma sto cavolo del benzinaio, sto cazzo sta. Ma c'è comunque Marco, c'è in coda. Perfetto. No, Marco sta sorpassando tutti per andare in testa. Le Français. Je m'appelle Jules. Ok, vado, vado. Bonsoir à tout le monde. Allô, allô. Da sull'altra corsia. Sta per qua. Cazzo picchio come arrivato. Devo fermare. Ma stavo sull'altra corsia. Ma raga, voi c'avete tendenze strane. Ma ha raccontato giusta, eh? Mo ha aggiustato il camera. Ma dai, non è possibile. Ma è che mi piace troppo incularti. Mi ha laggato un po'. Ho fatto sempre uno del team black. Ma chi è? Questo qua. Io sbatto sempre uno del team legge, perché è? Penso che mi ha rotto 40%. Mamma mia. No, raga, mi sa che... No, è perché davanti mi devo... Mi sa che mi devo avere la mia DSL. 200% di sfida. Vabbè, ho fatto... 4G, Marco? Dio, avevo aggiustato adesso il cane, vabbè. Che cavo. No, ovviamente... Guarda, non ce l'hai un cavo, Carlo? È lontano router. Vai Marco, vai Marco. Ah, non c'è. No, perché quando facevo le prove con il via cavo era molto più stabile. Marco, ma tu, io ti consiglio di prendere le power line. No, tiro il cavo. Marco, tu comunque compra le power line, perché è come se tu facessi un collegamento a cavo, che in effetti lo fai, soltanto che il segnale, invece di viaggiare per tutta la lunghezza attraverso il cavo, viaggia attraverso le scatolette nella rete elettrica e poi viene codificata e decodificata sul router e al modem. Dato che dimmi. Sì. C'è pure Marco che se ne intende. Vabbè, uno dei due, insomma. Chiedi a Marco perché è del mestiere. Il link di un cavo LAN di quelli che è un paio di metri. No, secondo me dovresti cercare su Oixmaster o su voglioporno.it, dai, diciamo. I cavi LAN vanno a cercare il visitore. Abbatte la Flander. Devi trovare qualcosa di cavi schermati, devi provare a trovare cavi schermati, perché quelli lì non prendono interferenze. Sì, dovresti vedere se riesci a trovarne uno schermato, poi cat 6, cat 5, non ha importanza. Su 2 metri di cavo c'è differenza. Ho detto su 2 metri di cavo, non so quanta faccia differenza un cavo buono o un cavo normale. Vabbè, sicuramente sarà molto meglio. Attenzione, gente con le macchine. Penso che sia meglio rispetto a quello che c'è da scatola, penso. Su 2 metri. Vabbè, come attenzione che quelli con le macchine non appunto. Aspettate, raga. Io sono nato a papà. Dico in 2 metri anche macchina a sinistra. Hai visto? Fate sentire un attimo che dice Marco. Era quello che ti dicevo, in 2 metri di distanza, anche se non hai cavi particolari. Black, macchina a sinistra, ti taglia la strada. Per fare la prova, sono tutto qua. Cioè, tanto... Bene, ricevuto. Macchina a sinistra. Pure a te è venuta addosso? No, è sul
raga, state attenti a quelli che sono pericolosi, lo fanno apposta, lo fanno anche a buttare. Io che vi ho detto a fa? Ma che sono? Cioè, chi sono? Ecco, sono gente con la macchina che non c'è un cazzo da fare. Vanno in giro con la macchina per romper cazzo la gente. Ah vabbè, però poi il gioco voglio dire, quello con la botta che mi ha dato si sarebbe. Potevi riportare. Eh? Potevi riportare. A lui non gliene frega un cazzo. No, raga, sta gente va sempre riportata. Ascoltare quando non fate come ho fatto io, che per non riportarli rischiamo di essere stato bannato, perché rischiamo di essere bannato, perché non l'ho mai fatto. Mi hanno chiusato in due e hanno bloccato mezza la strada in due, e la prima volta mi hanno fatto accappottare. Dopo, cioè, dopo qualche chilometro l'ho richiappato, che sono detto sono tutto due e fare stessa riportatele e basta, perché hanno io non l'ho mai fatto, non so neanche come faccio. Devi aprire il tab, devi aprire. Mannaggia, ho spento il motore. Ah, infatti è un fissalo. Non posso, non c'è due secondi. Macchine di merda e black che frena sempre. Ah, io quello è babbo. Sta attenzione in testa. Non ho sentito nulla, Fabrino. Attenzione in testa, rallentamento sì. Del convoglio. Non voglio fare rompi coglioni. Aspetta, io sono. Aspetta, Marco l'ha incrasciato. Sì. Ho capito, raga, mi fate dire una cosa per piacere. Ho detto, cerchiamo di stare distanti e non fai inchiodate, perché sennò se inculiamo l'uno con l'altro. Cerchiamo di almeno tra di voi se vita incidenti. E ne arrivo uno extra con voglio. Due. Sì, sono. La mia adesso ne sono passati due, al di fuori del convoglio. Perciò cercheranno di superare in testa. Beh, l'importante è che. Attenti a sinistra. Oh, Luiz. Io sono a 60. Vabbè, già il nome dice tutta, tra l'altro. Marco è risparmiato una grotta, però. Tra detto, io sono a 60, se ti sto aspettando. Va bene, se ci riesci arrivo a 70. Io veramente sto 80 e 10. Oh, tu hai spento? Tanto cerco me? Sì, 70 in testa. Ci penso fermare al benzinaio, ragazzi. Ok, al primo benzinaio. Giovanni, al primo benzinaio fermati. Lo so, era quello che ho detto io prima. Sì, lo vedo in corso di trasporto. Sembra abbastanza tranquillo. No, ma questo è tranquillo. Prima era venuta da me. No, questo è tranquillo. Ma pure quello di prima. Anche questo qui che sta per. Anche questo qui che sta sorpassando. Ho il compagno, sono della stessa azienda. Sì, sì, infatti. Ce n'è ancora un altro. No, lui è nel convoglio. Ah, da per tutta via. Ma già non è più. Ritorna alla tua postazione. Io t'avevo posizione, fatto. Posizione. Vai, ti prendi posizione. Sì, ho black. Okay. Ma non mi pare che ha detto che non andiamo a fare entrare. Vorrei fare la gara con quello. Buono Tony, stai buono. Stai facendo un convoglio. Durante attenzione, i convogli. Attenzione, un carico doppio a da sinistra. Camino sorpasso, doppio carico a sinistra. Invece tu stai in convoglio e te fai superare, grazie. Hai ragione. E soprattutto non si cambia corsia a piacimento. Vabbè, le carri di Marco, mi piace. È un
benzinaio B. Benzinaio? Cerchiamo di avere un andamento buono, E ne arriva un altro sorpasso. Chi è che è serbatoio piccolo, raga? Tutti quelli che c'hanno. No, c'ha il motore. Oh. Ho cambiato così per un po' mi viene addosso. Il problema è lo spazio, ce n'è poco. Anche avanti o fuori? Guarda, vai dietro a Black. Dopo Giovanni fa passare. Chi è Barba Bianca? Io. Giovanni. Io chi? Giovanni. Giovanni. Okay. Giovanni che deve stare in prima posizione. Vabbè, mi metto tempo dopo quando parte. No, mettete direttamente per prima. Già ripartito. Aspettate ragazzi, possiamo partire. Possiamo partire? Io sto arrivando, mi volete. Aspettiamo Marco. Tanto adesso ho spento tutto, ho staccato la live, sono tornato sulla DSL. Dici mi sono rotto il cazzo. No, devo provare col cavo, con l'altra. Marco, peccato che non abiti vicino a me, altrimenti ti avrei prestato le power line, ti avrei fatto provare, insomma, come funzionano. Peccato che stai troppo lontano. Le power line sono quelle che vanno dentro la presa, quelle che te, è bello, che dire, ti ragazzi, portano il coso, ragazzi, il segnale wifi per tutta casa. No, anche con il cavo, pure qua il cavo esiste. Ce l'ho io, oltre al wifi, quello è l'extender. Funziona allo stesso modo. Ridendo, sì. Scherzando anche con la DSL mi ha schizzato 800. Io non so che cazzo sto. Ammazza che convoglio. Ma vincerò mai la strada. Che spasso. No, quella è la skin, quella del mod Scania, del DLC Scania. Boh, raga, io sto arrivando, mi sì, vedo. Sì. Eccolo qua. Marco, tu quando arrivi sorpassa e rallenta soltanto, che noi poi ci accodiamo man mano. Chi è? E voilà. Ammazza, che passaggio ha fatto. Oh, grande Marco, guarda come sfida. Guarda come lagga. Vai Giovanni. Grande. Bentornato Marco. Sto laggando. No, tranquillo. Lo so. A me mi freno davanti. Sì, va presto, Marco, stai a laggare come una troia. Ci metto un po' a caricare. Vabbè, lago anch'io, Allora non trovo una soluzione io, guardate ragazzi. Allora Marco, tu devi dare retta a me, da quello che te vedo io. Tu, no. Rubati una linea, vai come ho fatto io davanti a me qua. Ma come fai? Avevo un'applicazione sul telefono, mi rubavo tutte le basi di tutti i router che c'erano al mondo. Mi dissocio. Noi ci dissociamo, Sa che per rubia la mia. No, fa come funziona più adesso, va fanculo, va. Claudio, non fare Claudio. Claudio. Mi dissocio. Claudio. Ma chi la rubo che fa tutti schifo? Va tutti schifo. Vabbè, tu fai una cosa, tu ruba tutte le password del palazzo. Poi personalmente viaggio a 2000 mega al secondo. Madonna raga, voi ci vedete. Allora, un amico mio, sai che gli avevo fatto l'estender, quello che ha nominato prima Fabrizio, mappa logistica, no? Allora io ero riuscito a rubare una password fu al terzo piano. A sta amico mio dentro casa gli ho messo l'estender. Gli ho messo la password, quella che mi sono rubato, cioè quello si collegava dal pian terreno fino al terzo piano. Non avete capito?
quell'applicazione era lunga, pompa di più. Sai perché ti dico la verità? Cioè, io l'ho avuto anch'io quell'applicazione. E quando abitavo ancora in Molise, c'avevo uno davanti a me, l'avvocato, alle palazzine di fronte. E io ho viaggiato per un anno e mezzo con la linea solare, non si è mai accorto. Sti cazzi, ma che è? Cioè, no, tanto computer è più computer o meno, ma che cazzo che ne viene? No, ma io solo col telefono, non c'ho neanche il computer all'altro. Ti collegavo un po' alla linea quando tornavo. Siete niente? Sì, sì. Bellissimo, guarda, quell'applicazione l'ho pagata un euro sul Play Store e sul market di Play, un ragazzo si chiamava il Play Store di Android e la poco, ho mai speso un euro così bene. Un giorno mi sono trovato dentro a un bar, dentro a un palazzo dove stava un bar, mi sono rubato la password delle password per Roma, remote touch, su a potete capire che camminava micidiale. Ma vale più la pena tenere il modem che ti danno in dotazione con la linea, o è meglio comprare un modem personale e poi mettere le indirizzi? Allora, io te dico la mia. Io quando mi hanno messo la fibra, non lo so da quant'è che ce l'ho, un paio di mesi mi pare, una cosa del genere, allora quando ho messo la fibra, quello là, il tecnico a casa mi ha fatto lo speed test con lo strumento che ha il tecnico, la mia linea dentro casa mia arriva a 230 mega, però, aspetta, però il modem, quello che mi ha dato la Telecom, non ci arriva, arriva al massimo a 100 mega, 110 era arrivato. Poi lascio la parola a Marco, che Marco è un tecnico Telecom. Ci vuole il team, ci vuole, ho il team normale. Ma dipende pure che contratto c'hai, no? No, 14 mega è a DSL, a regà. Iperfibra fino a 100 mega e viaggio a 14 mega. Io gli ho la luce di come esempio. Marco, dipende pure da quel contratto che hai. No, se lui ha il contratto 200 mega, può fare 200. Ma tu c'hai con 200 mega? No, ma se il modem non lo permette. Io ho la cabina a 45 mega. E come cazzo fai a andare così piano? Raga, mo vi dico io il perché, non voglio far sapere Antone la situazione, allora mo vi spiego una cosa. Allora qui forse non so se, allora io non è che sono un esperto, però probabilmente forse non è proprio fibra, è misto, che cazzo ne so. No, vabbè. No, è fibra, c'è un misto, ce l'ho pure. Io ho visto fibra e vado a 70. Idem. Con tutto che ce l'ho, c'ho la cabina a 500 metri. Ah no, allora io viaggio proprio tanto, io col cavo, col computer, 14 mega, 15 mega. Tonino, allora ascolta bene, io ci ho avuto volta con prima di passare a Telecom, cioè pochi mesi fa. Allora, a me un giorno, siccome la Vodafone, da quando è cominciata la pandemia l'anno passato, la Vodafone non è più andata bene perché la Telecom non riusciva a garantirgli il servizio. A me un operatore Vodafone un giorno mi ha detto, signori, io non posso fare niente, mi ha detto, se voi volete cambiare linea, fatelo tranquillamente, perché non riesco, la Vodafone non riesce a garantire la linea agli utenti, perciò prendetelo conto. Quindi c'è continuo quello che paghi è reale? No, allora, reale non lo sarà mai, almeno credo, questo però tu lo dico Marco, soprattutto perché Marco è operatore tecnico Telecom. Supererà la Vodafone. Non Houston, abbiamo un problema. Nel senso sentito. Non ho sentito la domanda di Tonino perché sento poco. Ho detto sicuramente, cioè non saranno reali quelli che fai con Timbo, ma sicuramente. No, non riesco a capire. Te lo dico io, Marco, te lo dico io, lui, quello che vuole
vuole sapere dove è. Ha detto sicuramente la velocità che ti dà la team non è reale. Non è reale, cioè nel senso capace che ti dice 100, ma non ci arriverà mai. Però comunque sicuramente va meglio della volta. No, allora, la linea della velocità che non è reale, allora qualsiasi operatore telefonico, quando ti fa una proposta, una pubblicità, ti dice che tu puoi arrivare fino a 100 mega, fino a 200 mega, eccetera, eccetera. Puoi arrivare fino, lo specificano, però poi questo, che ci sono tanti fattori, la distanza dalla cabina, le condizioni del cavo, quindi magari fai una linea che può andare fino a 100, ma magari vai a 30. Sì, però scusate che ti interrompo, Marco, voglio pure dire un'altra cosa, cioè le linee sono della Telecom, ma essendo Telecom una linea come la voglia non ci arriverà mai, a meno che non ci abbiano le linee per cazzo loro. No, no, anche gestori ci arrivano, però probabilmente dove abiti tu, perché comunque le linee si appoggiano a Telecom, però ognuno usa il suo NAT, probabilmente il NAT di Vodafone era Saturn. Sì, qua sì. Guarda, da quando è entrato la pandemia, allora, una cosa che a me non è mai successa con Telecom, allora dentro casa, se per dire entrava un video, ad esempio, e si bloccava la linea per tutta casa, cioè a me viene possibilitato di fare tutto, capito quello che voglio dire? Cioè con la Telecom a me, anche quando avevo la DSL, questa cosa non è mai successa, mai, dico mai proprio, però anche con la DSL, cioè quando viaggiavo a 17 mega. Sì, no, appunto, perché può darsi che il master è saturo e quindi... essendo saturo il NAT ti va meno di quello che dovrebbe andare. O non ti va proprio. Tonino, che dici? Parla più forte che non è. Forse a volte si fa confusione con la velocità in cui si viaggia e con la velocità in cui si scarica. Ma no. No, non è proprio così, Tonino. Tu considera che. Cioè io, se a me mi dai 17 mega, no? La linea poi dopo sembra che va a 2 mega, c'è la linea, cioè, guarda, a me mi è successa una cosa del genere anni fa, quando avevo Wind ADSL, no? Stavo a un'altra casa, eh? Io sono 3 anni matto, niente volta, ma sinceramente sono arrivato un pochettino all'osso, perché ti dirò che qua una volta siamo, cioè a casa mia io c'ho la Vodafone Station normale, quella bianca, no? Quella piccolina classica. Sì. Eravamo collegati comunque il telefono mio, il telefono di, okay. di mia sorella, il telefono di mio cognato, c'era il computer acceso, cioè, la televisione che comunque si poggiava col capo. 8, 9, no, 9 sì. Pure non cedeva, la linea non cedeva, solo che. Appunto mi stavo dicendo, perché comunque essendo un gestore che la linea non è la sua, comunque raga, parliamoci chiaro, io sono straconvinto, i NAT possono essere chi cazzo gli pare, ma io sono convinto che comunque la Telecom sì ti dà la linea, no, ma non ti fa capire come ti comanda, Marco? Così, ci sono due tecnologie, VULA e NGA. Cioè, sei sotto rete fibro, cosiddetta VULA, il gestore presta la sua scheda, il NAT è del gestore, quindi non possono, la Telecom non può fare niente. Se invece sei in NGA, allora lì è un altro discorso, perché è tutto su, si appoggia tutto completamente su Telecom. Dappertutto, addirittura il 4G della Vodafone
cammina il doppio di una fibra, no, quasi no, il doppio no, però cioè a me la SIM mia è arrivata a 80 mega con salsa, cioè capite che voglio dire, comunque quella di casa di volta non va come deve andare. La Wind non ne parlavo proprio, cioè a me loro all'epoca c'era la DSL, appunto Claudio. Claudio, appunto, ti dico, nella tua zona probabilmente non andava come doveva andare, perché probabilmente erano saturi. Sì, ma sicuramente, però comunque se questi l'hanno detto che la team, cioè la volta proprio non può garantire la linea, e io non penso che sia solo un problema di saturità, io non voglio pensare che non siano due gas, cioè, mi pare un atto strano questa cosa, una casa come no. La volta. Io le installo le FTTC Vodafone e funzionano. Pure Vodafone tu metti? Sì, sì, certo, tutti io faccio, tutti gli operatori. Ah, ok. Vedrò di vediamo, mi hanno proposto una promozione, vedrò, adesso ho parlato con mia moglie in questo giorno. Ma dico. Quanto l'hanno chiesto? Ho fatto 24, no, 27,90 euro per i 3 anni, poi diventano 24,90 e se passo col telefonino mio, sia con quello che ho fatto con mia moglie, 10 euro per entrambe, minuti, messaggi e giga iniziale. Okay. Siamo, ci raggiungo un po', no? Anche perché per quello che ci sto a casa, più a casa non ci sto mai, cioè. Ma poi però che connessione te garantisco? Guarda, loro mi hanno detto 100 mega fibra, quella che sto un po' come quella della moda, però è da vedere poi. No, guarda che quella, se ti mettono 100 mega fibra, io sono arrivato. Io arrivo anche, se tu stai così vicino arriveresti quasi a 100. Ah, scusa, scusa, lui va a 14, ha detto. No, se va a 14 ho qualche problema, non è una pizza. Scusa, Barba Bianca laghi un botto. Ma hai provato a chiamare la porta di cambiarti voi il modem oppure fa un controllo sulla linea? Guarda, l'ho fatto due volte, ho parlato due volte con due operatori diversi e poi il secondo l'ho mandato a fanculo e ho chiuso la chiamata. Casello, rallentare dopo tu in mezzo. Rallentare casello. Oggi per domani il tempo materiale. Guarda, io l'ho cambiato quando ho cambiato. Fatto un grande passo. Ma onestamente per me ha una DSL, non una fibra. Secondo me 14 mega sono una DSL. Gli ha detto che glielo stanno prendendo in giro con la storia che c'è la fibra. Ma io dopo faccio ma allora 14 mega in download, ma in upload quanto? Gente a sinistra sta venendo verso di noi, a sinistra. Ma corre, faccio. Lo passa a destra. Fallo quel porco. Corsia chiusa. Il convoglio non bisognerebbe. Però io non so che uscire adesso. Comunque Marco, una domanda, ma è possibile aprire le porte del modem questo qua bianco che ho io? Certo che è possibile. E come si fa? Adesso i passaggi non lo so, mi ricordo se dovrei vederlo. Tu hai il Technicolor quello tutto forellato? Bravo. Dovrebbe. Sì, te lo dico io che ho il Technicolor.
Niente, dovrebbe esserci la voce, però adesso non mi ricordo in che sezione port forward, vabbè, come si può. A dove ti è mandata? Ti ho detto, dovrei entrare nel computer e vedere dove è messo, perché non sono tutte uguali. Vabbè, se c'è 2 minuti di tempo non mi ha dato la mano quello che vuoi. Sì, certo. Se hai TeamViewer facciamo un attimo. TeamViewer, vabbè, lo chiarico, dai. Fabri, che cazzo sta a combinare stasera? Taglia le notatori per zig e zag, il macello. Chi è contro mano? Black Ludi. No, niente, poi c'è laggato. Black è detto di. No, ma mi sentite basso? Mi si è bassissimo, bassissimo. Aspetta, fermi, non entrate dietro. Vai, se vuoi poi vai. No, si è incastrato, è compato. Perché io vi sento mi fate parlare un attimo con Antonio, scusate. Perché sennò non lo sento. Antonio. Quando hai tempo, aiuto anche te che vediamo. Ah, infatti te lo volevo quasi chiedere poi. Bomba fit. Comunque poi ne parliamo. Sì, ma così poi... sul cellulare che facciamo prima. Esatto, sì. Infatti, per prenderlo giù. Ma che stai in società con Fabrizio oggi, va? Perché? Perché vai. No, sembra che sta in società. Ma io vi ho facciamo 50-50 dei profitti. Ma di che? Ma il panino con la mortazza. Comunque Claudio, io avevo provato via cavo quando prima di farla sim. Cioè facevo via una mega in download e 20 in upload, ma li faccio quasi sempre, capito? Stabili. È un wifi che non è mai stabile. Vabbè, forse perché sta appunto perché sta troppo lontano. È per quello che non funziona questa sera, devo riprovare col cavo. Ma io per non saper leggere più ho messo un cavo normale. Ho allungato per portarmi il modem più vicino possibile alla postazione del computer. Io non posso comprare gas, sto fatto con io so. Sulla scrivania io ho il proprietore, il computer a destra e il modem a sinistra. Ma tu c'hai la fortuna che già spina vicino. Sì, però considera una cosa, Fabrizio. Tu devi considerare una cosa, che la spina dove io ho attaccato il modem non è la principale, eh. Ah, in realtà deviazione. Certo, perciò ma se l'impianto è fatto, no, non scusate, problemi. No, Marco, l'impianto è vecchio, non è neanche fatto molto bene, cioè guarda come mi monta sopra, guarda. Ho appena detto mi sono incastrato. Sì, ti ho sentito, non sono sotto. E allora devi aspettare che stavo andando. No, perché hai capito, io non mi sono mosso, dicevo Marco, io sono ancora le prese, quelle vecchie qui dentro casa, Le tripolari c'hai? È bravo. Come me, io l'ho dovuto sostituire. E anche, cioè, e anzi che invece arriva qua a velocità, perciò se io lo mettevo nell'anno, io avrei acquistato ancora di più. Ah, ma quanto è bella qua sto deposito della Liga, vero? Perché chissà perché siamo venuti qua. La scrivania? La famosa scrivania di qualcuno, non faccia nome. Claudio. Marco, Tu fai così. Innanzitutto rimuovi tutte le prese di casa e la scrivi.
solo quella. E in più sostituisci la tripolare con un RJ11. Vabbè Marco, io non ste cose non le so fare, non me le ricordo. Ma che cazzo ti prendo qua? Sì, ho quella vecchia però con lo spinotto normale, come si dice. Claudio, comunque sono due fili, Sì, però io non mi ricordo come. Cioè, non mettendoci le mani nella vita, non mi ricordo come vanno le cose là, come si dice. I fili in che posizione vanno, tutto qua, non mi ricordo quello. 5-2, e niente. Beh, perché? Come rimetto di mezzo funziona lo stesso. Io tiro dietro, io 85. Mi sarà spento il cambio, non ho capito per quale motivo. Ma voi adesso parlate. Arrivi anche. Sì, c'è una collision, se no vanno già durato. Adesso sì che l'ho presa bene, grande Marco, yes. Però vi ho fatto. Adesso mi do una raddrizzata. Io l'unica cosa che dovrei fare più che altro è dare sistemata a tutti i cani che c'è un po' perché sono tanti. Ottimo lavoro di tu. E dai, un euro, abbastanza, magari noi. Ma 3.000 euro a me. 3.000 euro di danni. Eh sì, perché quando mi sono collato a Fabrizio. Ah, omonimo, mi meraviglia di te. A me prendono davanti. Quello è super mega presidente, tu lo sai, che ha sempre ragione lui, No, è da con te, No, da con te. Il super mega presidente sei te, Il capo? Chi è il capo? Claudio. Allora è lui il super mega presidente. Lui è super mega presidente. Ho mandato la quella delle batterie, mi fa capo, perché sei capo? Mi devo dalle scatole un attimo che già c'è proprio. Ragazzi, cominciamo per i saluti. Sì. La foto di Rito. Devo fare un altro? No, io no, per me va bene così, grazie. Troviamo un posto per pasta foto, va. Ah già, di tutti i capo, voi lavorate, voi siete tutti i lavoratori, mica siete nulla facenti come me qua a Brizia. C'è il concessionario più avanti. Ma perché vai sempre per cacchio a me? È perché tu stai sempre in mezzo come me. Ci devi sempre più in mezzo. Ah raga, c'è sta il garage, c'è sta il meccanico. C'è sta il... All'hotel. C'è il meccanico più avanti. Ah ok, nome meccanico. Sì, è più bello, almeno così facciamo vedere che siamo tutti integri. Ma è il meccanico Gigino. Comunque io non posso inventare il motore del forno comunque tra i troppo bene. C'è una partenza allucinante. Ragazzi, superatemi. Quindi il meccanico. Dai, facciamo almeno una partenza, sono trattori. Sta 100 km. È lontanissimo il meccanico. Sta a 3 km. No, non è poi così lontano. Basta fare invio e siamo là in un attimo. Ah, giusto, fammi risparmiare il gasolio. Dove dobbiamo andare? Io sono già dal meccanico. Anche io ho risparmiato benzina. Ma tutti la stessa cosa. Sono solo trattori. Sì, è meglio, papo.
Sì, ho fatto la foto. Sì, faccio la foto pure io, perché già la live è andata a puttane. Dove stai andando? Tu sei Marco, tu sei il nostro fotografo ufficiale. Il papa er paparazzo. Al meccanico. Ma scusa, fai a presente, no? Perché come streamer faccio schifo. No, ma è capita, Marco. Poi domani con calma ti faccio fare un paio di test per vedere fin dove puoi spingere lo stream. F7. Il meccanico stacco F7. No, Claudio, ma sto parte live, un problema di live, forse potrei anche evitare di fare. Il problema è che mi lagga anche mentre gioco, ma no, anche qua la DSL, hai capito? Ma non so quando è che arrivano le fibre in sto paese di Renegade. Da soli tappetto, faccio vedere sta accelerata. Ma che stai, quanto stai?